A tutti ciurma e benvenuti da Giocherina in questo nuovissimo episodio su The Walking Dead. Vi ricordo ragazzi, il vostro sostenitore like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire. Per cui se volete il prossimo episodio vedremo di riuscire a raggiungere almeno 30 like ragazzi. So che ce la possiamo fare, ve ne chiedo veramente pochissimi e per voi è soltanto questione di un secondo. Per cui mi raccomando, spolliciate. Ed eccoci qua di ritorno, signore e signori. Ormai io credo che siamo in dirittura di arrivo. Non so sinceramente quanto in effetti manchi alla fine di questo gioco, di questa serie. Non so se quello di oggi sarà l'ultimo episodio o il penultimo, veramente ragazzi non ne ho la minima idea. Fatto sta che ormai ragazzi la situazione è veramente degenerata, perché purtroppo la volta scorsa dopo essere tornati alla villa, dopo non essere riusciti comunque ad avere alcuna informazione riguardo Clem, poi è successo il patatrac, perché ci siamo rinchiusi in soffitta per cercare di sfuggire agli zombie che ormai avevano anche invaso la casa, e dopo essere riusciti a trovare il modo per uscire ragazzi è successo veramente un disastro, perché purtroppo nel tentativo di fuggire Ben è precipitato, è rimasto infilzato dalla ringhiera del balcone da cui era saltato, e nel tentativo di salvarlo ragazzi siamo andati io e Kenny, ma non avevamo munizioni, non avevamo veramente niente che ci potesse aiutare, e alla fine Kenny ha deciso di sacrificarsi, forse ormai ragazzi in preda, non lo so, a rimorso, in preda comunque ai sensi di colpa, in preda a ciò che lo perseguitava dopo aver perso ovviamente la sua famiglia, probabilmente il peso ragazzi di quell'esistenza che sicuramente si fa veramente troppo grande in certi casi. Quindi abbiamo purtroppo perso sia Ben che Kenny, quindi adesso siamo rimasti noi, quindi sarebbe a dire ragazzi sono rimasti lì Krista e Omid, e sono l'ultima speranza per Clementine, quindi quello che dobbiamo fare adesso ragazzi è cercare di andare a salvarla, perché Clem era riuscita a dire qualcosina attraverso i walkie talkie, quindi di regola sappiamo dove è tenuta nascosta. E l'ultima volta ragazzi ci eravamo salutati qui. Do you want to talk? Rimaniamo concentrati. Nothing to say. We need to stay focused on what we're doing. I know we can't just take a minute, but you're not a machine. Look, Lee, this is a shitty time, but I want to clear something up. What is it? Now with Kenny gone, means Omid and I have to stay safe. For her. Voi andreste benissimo per lei, no? You guys would be great for her. Keep her safe. We do our best. You know that. Bene, grazie. Good. Thanks. Whatever your best is, I'll trust it. That's all you can do. Infatti, ragazzi, è veramente una situazione di cacca comunque. Anche perché ormai lì credo stia iniziando ragazzi a subire gli effetti dell'infezione. Glielo si vede dalla faccia. Purtroppo sappiamo a cosa sta andando incontro e sarà orrendo. Quindi non so davvero che pensare. River Street's just up ahead. Ok. E scopriremo, io penso, chi è che la tiene. Even the buildings are full. They never know where the next meal is. Attenzione per di là. Be careful through here. Yeah, we don't need any more accidents. Beh, direi di no. I'm ne abbiamo sorry. Avuti già it's troppo. Okay. Quindi dicevo ragazzi, scopriremo anche chi è che l'ha presa alla fine. Perché questo non è ancora chiaro, non si è capito e per quale motivo lo ha fatto tra l'altro. Dobbiamo arrivare dall'altra parte? Marshall's hotel is around the corner of the block. We have to cross here. Well, at least it doesn't look like a death trap.
Stiamo scherzando. Who's going first? You're the lightest. He's got a busted leg, and you're walking for two. I'm obviously not doing so hot. Decision doesn't make itself. Vado prima io. I'll go first, in case anything happens out there. You sure? Credo sia la cosa migliore, ragazzi. Più saggia, perché comunque lì ormai è già spacciato. Quindi dovesse succedere qualcosa. Ma come facciamo a muoverci sopra st'affare? Mamma mia. Sperando che sto coso regga. Tra l'altro, just go nice and slow. Tra l'altro lì ha un braccio solo su cui fare affidamento. È terrificante sta cosa, ragazzi. Dio, un pessimo presentimento. Non voglio fare come al solito la pessimista, ma ho molta paura, ragazzi. Oddio. Almost there. Reggiti, prego. It's an easy crossing. Good. Siamo quasi arrivati. Non fare sorprese adesso, insegna. Ti prego, ti prego. Oh fuck. Oddio. Are you okay? Fine. I'm kind of fucked here. What are you gonna do? Che posso fare? Troverò una soluzione. I'll figure something out. There's not a ton of options. Fanculo, io ci provo. Fuck it. I'm going for it. Going for it? What does that mean? It means I'm already bitten. I just have to push my way through. What the fuck? But oddio, maybe you got to it fast enough. Andare di sotto. Maybe you'll be fine. I can't risk losing more time on a long shot. Trovatemi quando arrivate giù. Find me when you get down. What the fuck does that mean? It means what it sounds like. Hotel's around the corner. Find Clementine and me as soon as you can. You're crazy! There's no other way. E che altro si può fare? Cioè, non... Non ci sono alternative, ragazzi. Oddio. Allora, io penso che lui, essendo già stato morso, non... dovrebbe essere disturbato dagli zombie, ormai, credo. Anche se comunque non si è ancora trasformato, quindi io non so come andrà sta cosa. Ah, ok, niente. Gli rompono le scatole uguale, se non sarebbe sembrato strano il contrario. Mamma mia, regà. Mamma mia! Oddio, non è possibile. Ci siamo. Comunque, bellissimo vedere, ragazzi, cos'è disposto a fare lì pur di salvarla. Cioè, dove sarà? Ragazzi, io sto un po' con l'agitazione perché non so davvero che cavolo aspettarmi. Sarà qui? Ascoltiamo. Beh, qualcuno c'è. A meno che non è uno zombie. Mamma mia, che
Che silenzio, ragazzi. Che ansia, che ansia, che ansia. Questa corda è stata messa in modo precauzionale, forse. I got us adjoining rooms. Ah. Lei dov'è? Where is she? I already told you she's fine. You look horrible. Grazie. And you're missing an arm. Sì, lo so, caro. Go over there. Ma che vuole sto tipo? Perché? Put your things down. Let me out! Who's out there? Quiet, please, sweetie. Your things. There. Qui c'è tutto. Just be cool. Do I not seem cool? Good. Go sit down. Do you know who I am? Come potrei saperlo secondo te? No. No. I don't know anything about you. You wouldn't. People like you don't. Now you're thinking, who would have it out for me, huh? A few weeks back, there might have been a station wagon in the forest, full of all sorts of food, water, things you need to survive. Yeah, I'm not some cannibal, Lee. Some killer out in the woods. Some villain. I'm just a dad. I coach Little League. Everything was just out there for the taking. We were starving. For the taking? Do you know what you took from me? Mi dispiace. Che devo I'm sorry. Che ti devo dire? Whatever it is, whatever happened, you have to hear that I'm sorry. That doesn't mean anything to me. I wish it did. I'm not a bad man. I don't believe in vengeance. But I've got nothing left. Have you ever hurt somebody you care about? It's okay. I know you have. I hurt her so bad. My son Adam went missing. I took him out hunting even though my wife said he was too young. I figured he had to learn. I came back without him and the look on her face said, "You are a monster." We all went out looking for him. We never found him. I hurt her so bad. Then you took all of our things. You robbed us. I could have earned her trust back, Lee, but not after that. Mi dispiace. I'm sorry. The hungrier we got, the more she blamed me. Until she finally took our daughter Elizabeth and left. They didn't get far. I found them a day later in the road. Do I look like a monster to you? Che vuoi che dica? No. No. I'm not like you. You killed a man with a pitchfork right in front of a little girl. Pure questo, sa. È una cosa complicata. It's more complicated than that. You abandoned a defenseless, grieving woman.
Non c'eri. You weren't there. The sweatshirt she's wearing was my boy's. You stole that from us. Stavamo morendo di fame. We were starving. It was cold. So my family starved in the cold! How could you know all this? You're a monster. You're a murderer and a thief. And I'm gonna hurt you so bad. Ridammi Clem. Just give me Clementine back. I'd rather kill her myself. Because that's what will happen if she goes with you. After I heard Clementine on the radio and realized who you folks were, I came after you purely for revenge. But the more I heard about the things you did and the danger she was in, our plan changed. Lee, listen to me. I need you to hear this before what happens next. I can take care of her. We can have a family. I bet you don't even know how old she is. She's 8. Wrong. She's 9. But... her birthday was 6 days ago. I know how to be a dad, you know. She wouldn't be exposed to what she has been with you. Ma come puoi giudicare? Scusami. Tu sei pazzo. That's not happening. You're crazy. Keeping her with you is crazy. Dovrai uccidermi. You'll have to kill me. Yeah, I know. Hey, honey. I think this is all gonna work out. What are you... Okay, bye. I'm glad too. Ma con chi parla? I wish you wouldn't have had to get this bad, but... it's all over, hon. Isn't it? Just about. I hate seeing you like this. I just miss your smile, honey. I miss you so much, Tess. You're gonna like Clementine a lot, though. She's not Lizzie, but she's sweet. She wouldn't hurt a fly. Oddio, no. Testa, lo devo aprire. No! Bitch! No! Just go away! No! Die! Smell good. Yeah, I know. Non abbiamo molto tempo. Clementine, we don't have much time. Okay. I'm sorry, Lee. I'm sorry. Shh. It's okay, sweetie. We need to get you somewhere safe. And then we have to talk, okay? Yeah. Everything's okay now. We need to figure out how to get out of Savannah as fast as we can. Pull the trigger.
I know. I wish you'd never had to learn that. Me too. Vedete ragazzi, questa è proprio la rappresentazione del fatto che davvero qualsiasi scelta può portare a delle conseguenze. Adesso probabilmente questo sarebbe comunque accaduto a prescindere, però quando c'era quell'auto nel bosco avremmo potuto decidere di non prendere la roba. Io invece l'ho presa e questo ha avuto le sue conseguenze. Comunque che mondo orribile ragazzi. Un mondo in cui non c'è più posto per la pietà, per l'umanità purtroppo, in buona parte dei casi, anche perché le persone si ritrovano spesso a perdere quelli che amano. Quella è una cosa che sicuramente ti può mandare fuori di testa ragazzi. Ma io voglio guardare in sta borsa da bullying adesso, scusa. Jesus. Don't look in there. No, I know. Cioè si è portata appresso la testa della moglie in pratica. Direi che è il caso di andare ragazzi. Stuff. Ah, I had to giusto, get through a bunch sì. of them to get here. Giusto, sì. That's how we'll get out of Savannah. Con la puzza delle budella, degli zombie addosso, gli altri zombie non ti captano, diciamo così. Quindi adesso dovremmo fare una cosa parecchio disgustosa, temo. Oh no. Purtroppo sì. Purtroppo sì. È terrificante questa cosa, ma non abbiamo molta altra scelta, purtroppo. Se vogliamo che esca sana e salva da sta città maledetta, è l'unica cosa che possiamo fare. Lo so, tesoro, lo so. We'll get you cleaned up as soon as we can. Not soon enough. Are you done? A little more. I want to be sure. There. That should do it. I hope so. And you're missing something. I thought it was gone. I thought you were gone. Thank you. Stay right next to me. Walk very slowly. Don't look around. And don't panic. Mm-hmm. I'll keep you safe. Chissà Krista e Omid ragazzi dove sono. Comunque questo metodo funziona. Basta avere il loro stesso lezzo e non ti notano. Certo è una cosa molto disgustosa, ma è un buon metodo, ovviamente. Mamma mia. Che ansia.
Non guardare, non guardare, non guardare. Porca paletta. Come avevamo immaginato, ragazzi, i genitori. Lee, wake up. Please don't be dead. Please no. Lee. Oddio. I was so scared. I thought you left me. I saw my parents. Lo so, tesoro. Come here, sweetie. They're dead. They really are. Oddio, ragazzi, ormai ci siamo. As fast as we can. Well, we can't. There's thousands of them outside. We have to. I'll protect you. We'll push no, through. No, that's crazy. I saved you. We're safe here. I locked us in. Get that door open. I can't! Do it! It was only a little open when I found it. I closed it to keep us safe. Pull on three. One, two, three! Why would you do that? Because I was bitten, Clem. Please, no. No. That's not true. Yes, it is. I'm sorry, Clementine. I'm supposed to take care of you. I can't now. I know. Slow. I'll help you. Ormai non c'è più niente da fare, ragazzi. Temo che il momento sia praticamente arrivato. I got you. You can lean on me if you have to. I'm okay. I'm okay. I thought I was helping by bringing you in here. Non farti intrappolare mai. You're just learning, huh? Never let yourself get trapped, okay? I won't. We'll get out of here. And just don't do it again. Okay, I won't, I won't, I won't. Keep going. We're almost there. Get up, Lee. The door is right here. I can't. You have to. Them, I can't move. This is it for me here. Please, please, try to get up. Devi assicurarti che non mi trasformerò. You're gonna have to make sure I don't turn. You won't, though. Clem, I will. You know what you have to do. No, I can't. There's no way. We'll figure it all out.
Don't worry. Mamma mia, raga, dai. Just start by getting that door open. It's locked. It's no big deal. It's just a glass window. Ow! Not with your hand. È straziante sta cosa, ragazzi. There's a baseball bat under the counter, Clem. You can use that. Vai, spacca pure il vetro. Use the bat to shatter that window so you can reach in, okay? Okay. Watch out for broken glass. Good job. Don't be afraid of him, honey. You're smart. He isn't. You're smarter than all of them. We'll get you in there. Don't worry. You're doing good. Okay. Grab the chair. Use it to reach in to the lock. Open it. He's trapped. This will be easy then. He's got keys. Probably to that door. And everything you'll need. There are handcuffs on the ground. Get them. Okay, Lee. Aspetta. No, cioè, ammanettare lì non ha senso perché io non voglio che lui si trasformi, ragazzi. Non lo voglio assolutamente, ma dirle di ammanettare l'errante anche no. Che succede? Ma avrebbe più senso. Just be careful. Move around the side. Jump away if he gets close. Ma non è così facile. You can do it. Ammanettare quel coso. Ok. È arrivato il momento. What should I get first? Cerca di prendere la pistola. Tenta. Ah! Oddio, no. Oddio, no, no, no. Get him. No, no, la mazza, la mazza. Watch out. E che cavolo, però. Forza lì, forza. Fantastico, Clem. Great, Clem. Good job. Hey. Sei una persona forte, Clem. You're strong, Clem. You... You can do anything. But I'm little. That means nothing. You
gonna see bad stuff, but it's okay. My parents. It's so horrible. I can't imagine, Sweet Pea. And now, you? Please. Please don't be one of them. Please don't become a walker. There's only one thing you can do. You know that. I don't know if I can. Mi devi sparare. You have to shoot me, honey. Lee, no. It's okay. It's okay. Megan, first days we met, do you remember? Yeah, I do. When I went out to rescue that boy, Glenn, we met a girl. She'd been bitten too. All she wanted was to not come back as a walker. Lee? And I remember how hard it was to do that. But I'm glad I did. You don't want to see me like one of them. Okay, Lee. I can do it. I can. Trovo me de Krista. Find Omi de Krista. They're probably looking for us right now. Stay on high ground. Don't go too far. You'll find them. They'll take good care of you. And Clem. Stai lontana dalle città. Stay away from the cities. Definitely. They're just not worth the risk. And also, what is it? No, don't worry. All right. Mi mancherai. I'll miss you. Me too. Questa, ragazzi, veramente era l'unica cosa che mi ricordavo di questo gioco. La cosa peggiore che mi era rimasta stampata, ragazzi, qui, in maniera indelebile. Io credo sia uno dei finali, forse più strazianti dei tanti giochi che ho giocato in vita mia. Perché comunque loro si conoscono fin dall'inizio, quindi sappiamo benissimo il rapporto che c'è fra di loro, il fatto che Lee la ami come una figlia, il fatto che Clem lo veda come un padre principalmente, o comunque come la figura cui fare riferimento ormai, no? Quindi il fatto che vada a finire così e che tra l'altro sia lei che è così piccola a dover fare una cosa del genere... È una cosa terribile, ragazzi, veramente terribile. E quindi è chiaro che questo era l'ultimo episodio di questo gioco, di questa serie. Io direi, ragazzi, che visto che si tratta appunto del finale, possiamo riuscire a raggiungere tranquillamente anche i 50 like. So di poter contare sul vostro supporto, a maggior ragione se apprezzate come me queste storie così coinvolgenti ed emozionanti. Quindi allora, ragazzi, qua ci fanno vedere le percentuali per quanto riguarda le ultime scelte. Quindi per quanto riguarda la rimozione del braccio di Lee, io e il 68% dei giocatori abbiamo deciso di farcelo amputare.
amputare, quindi sono nella maggioranza. Per quanto riguarda conseguenze, perso la pazienza, io non so a che momento si stiano riferendo, sinceramente faccio parte della minoranza, io il 46% abbiamo perso la pazienza, però non so a che momento si stia riferendo, sinceramente. Per quanto riguarda quindi disarmato, hai ceduto le armi, io il 30% ci siamo tenuti qualcosa, anche in questo caso sinceramente non so di che momento stiano parlando, purtroppo avrebbero dovuto essere ragazzi un pochettino più specifici in effetti. Per quanto riguarda quindi lo straniero, hai ucciso il rapitore di Clem, io il 10% dei giocatori abbiamo lasciato che fosse Clem ad uccidere lo straniero, io non pensavo che potesse andare diversamente, sinceramente pensavo che potesse essere l'unico modo. E per quanto riguarda quindi l'addio, io e il 95% dei giocatori abbiamo fatto sì che lì non si trasformasse, quindi praticamente quasi il 100% delle persone hanno voluto appunto che lì mantenesse la sua umanità prima di trasformarsi in un errante. Quindi qua ragazzi ci sono tutti quanti i riferimenti ai singoli personaggi, a quanto pare. Quindi per quanto riguarda Kenny, abbiamo difeso suo figlio nella drogheria, gli abbiamo detto del nostro passato, abbiamo ucciso suo figlio al posto suo, si è staccato dal gruppo per salvare Ben. Quindi evidentemente, allora io non so se tutti quanti i personaggi potessero avere le quattro opzioni piene, però per quanto riguarda Caccia, quindi abbiamo dato acqua a Duck quando ne aveva bisogno, a morte del figlio era troppo e si è tolta la vita. Quindi per quanto riguarda Larry, abbiamo fatto il possibile per rianimarlo, Larry è morto nel deposito di carne al caseificio, purtroppo sì, questo io penso che non potesse andare diversamente questa cosa. Comunque per quanto riguarda Lily, le abbiamo dato della stronza al primo incontro, l'abbiamo difesa quando le provviste sono sparite, l'abbiamo lasciata succedere alla strada, abbiamo deciso di rivelarle il nostro passato, questo l'avevamo fatto con tutti effettivamente. Omid, quindi l'abbiamo aiutato a salire sul treno, sì, quando praticamente si era buttato giù dal ponte, si era rotto la gamba tipo, abbiamo oltrepassato il segnale e ci siamo separati, e questo che è. Per quanto riguarda Ben, abbiamo difeso Ben accusato di aver rubato, quando invece comunque era stato lui, tra l'altro. Ben ha perso la vita in un vicolo di savanna. Per quanto riguarda Carly, credo che si chiamasse, abbiamo confidato il nostro passato, le abbiamo salvato la vita sacrificandone un'altra, quella dell'altro ragazzo, adesso non mi ricordo il suo nome sinceramente, è stata uccisa da Lily, abbiamo deciso di rivelare agli altri, sì, il nostro passato, perché era stata lei a spingerci a dirlo a tutti in pratica. Per quanto riguarda Krista, l'abbiamo incontrata al nostro giorno peggiore, addirittura, le abbiamo mostrato il morso dopo esserci separati, sì, le abbiamo detto appunto poi di trovarci comunque più avanti, e chiesto a lei, ad Omid, di badare a Clem. Per quanto riguarda quest'altro ragazzo, di cui adesso sinceramente non ricordo il nome, ero con lui quando abbiamo trovato nostro fratello, vero? Morto in un attacco di zombie alla drogheria, purtroppo, sì, al posto di Carly. Per quanto riguarda Duck, abbiamo aiutato a salvargli la vita da Herschel, abbiamo detto che non era stato morso a Macon, che in effetti era così all'inizio, e abbiamo sparato prima che potesse mutarsi, abbiamo sfamato quando stava morendo di fame, beh, vorrei pure vedere insomma. E quindi qua finisce ragazzi anche questo quinto episodio, quinto ed ultimo episodio. Volevo aspettare che finissero i titoli di coda per vedere se c'è qualcosa alla fine, anche se penso di no. Allora ragazzi, quindi per quanto riguarda l'eventuale domanda che sicuramente qualcuno di voi mi farà, non credo ragazzi che porterò la stagione 2, perlomeno non per adesso, perché voglio cambiare un pochettino genere, ecco. Quindi questo ci tenevo comunque a portarlo, perché era un gioco che ricordavo mi fosse piaciuto molto, mi piaceva l'idea che fosse appunto anche qui sul canale, quindi sono stata contentissima comunque di portarlo, e ringrazio chiunque abbia comunque seguito la serie dall'inizio alla fine, nonostante appunto ragazzi non sia stata molto seguita, ma ho visto che nonostante tutto la serie ha ricevuto il sostegno insomma che speravo. Quindi per quanto riguarda il gioco in generale ragazzi, parliamo di un gioco di insomma diversi anni fa ormai, credo che sia del 2012 se non sbaglio, e questo si vede ragazzi, nel senso che purtroppo il gioco di per sé è invecchiato maluccio, nonostante questo comunque sia stato, non so se è stato rimasterizzato o che cosa, però... Ah ecco ragazzi. C'è una scena finale.
Sono Krista e Omid. Saranno loro. Qua il dubbietto te lo lasciavano. Si spera di sì, comunque. Io ho giocato anche la seconda stagione, ovviamente, ragazzi, solo che sono passati tanti anni, ovviamente. Ho un vuoto completo. Quindi quello che vi stavo dicendo, ragazzi, è che ovviamente non ci si può aspettare il massimo dal punto di vista tecnico, perché è un gioco comunque che ha più di 10 anni e si sente comunque. La sua età si sente e si vede. Io non so se questa Definitive Edition è stata tipo rimasterizzata, però ovviamente, ragazzi, dal punto di vista grafico, ad esempio, il gioco è quello che è. I giochi della Telltale non hanno mai avuto risultati eccellenti per quanto riguarda appunto il lato grafico. Intendo, ragazzi, dal punto di vista ovviamente delle animazioni, dal punto di vista dei modelli, tutte queste cose qua. Anche perché comunque lo stile di gioco è quello che è, ragazzi. Ovviamente è sempre stato uno stile fumettistico, quindi non è che potessero fare chissà che miracoli. In ogni caso, uno stile che a me è sempre piaciuto, poi è questione di gusti. Quindi graficamente parlando, ragazzi, il gioco alla sua età si vede, però sapete benissimo che questo non è un aspetto che a me personalmente interessa poi tanto. Dal punto di vista sonoro, ragazzi, niente di eccezionale effettivamente, niente che ti rimane poi tanto impresso. Ho notato ad esempio che ci sono stati diversi momenti, ragazzi, in cui ad esempio la musica incominciava improvvisamente, ma dal nulla, anche senza magari che ce ne fosse bisogno, robe simili. Quindi dal punto di vista tecnico, ragazzi, questo gioco in effetti non è tutto questo granché, devo essere sincero. C'era, me lo ricordavo sicuramente più bello, ma perché comunque, ragazzi, ovviamente avendolo giocato tanti anni fa avevamo standard un pochettino più bassi, no? Ovviamente, come è normale che sia. Quindi me lo ricordavo più bello perché evidentemente comunque all'epoca tecnicamente mi era sembrato abbastanza accettabile. Quindi da quel punto di vista, ragazzi, non potrei dare un voto molto alto a questo gioco, perché il gioco è quello che è, ovviamente. Per quanto riguarda poi il fattore scelte, eccetera eccetera, questo è chiaro che rende il gioco rigiocabilissimo. Infatti sarebbe interessante vedere in che altri modi comunque situazioni possono svilupparsi ed evolversi, anche i rapporti fra i vari personaggi, far sì magari che certe situazioni vadano in altri modi, per vedere anche altri personaggi in situazioni in cui magari adesso non sono stati, ad esempio. Quindi da quel punto di vista sì, cioè rigiocabilissimo. La longevità, devo dire, non è male comunque, perché è abbastanza longevo, insomma, è accettabile come cosa. E quindi tecnicamente, ragazzi, il gioco è quello che è, come dicevo un attimo fa. Però, come vi dicevo prima, sapete benissimo che questo non è un fattore per me così fondamentale quanto lo siano invece le emozioni che un gioco è capace di trasmettermi. Questo gioco, ragazzi, adesso rigiocandolo dopo tanti anni, sì, ha un finale che, per carità, ragazzi, più straziante non si può. Tante situazioni diverse, situazioni cui ci siamo trovati di fronte, comunque ti fanno veramente capire qual è l'atmosfera di quel mondo lì, e ti fanno capire quanto possa essere straziante vivere in quel mondo e dover fare scelte in quel mondo. Ma sinceramente, anche da questo punto di vista, ragazzi, me lo ricordavo molto più emotivo, molto più emotivo. Invece devo dire che in questo caso mi sono sentita sì emotivamente coinvolta, ma non così spesso, cioè non così spesso come magari mi ricordavo, ecco, questo sì. Quindi, che dire, è stato comunque un piacere rigiocarlo. Rimane sicuramente, ragazzi, uno dei giochi che porterò sempre con me, questo è poco ma sicuro. Credo che sicuramente ci sono stati altri giochi a scelte che mi hanno emozionato probabilmente molto più di questo. E quindi, ragazzi, che dire, abbiamo finito questa serie. Non mi aspettavo di finirla già oggi, anche se sapevo fossimo molto vicini alla fine. Quindi, come sempre, ragazzi, fatemi sapere i vostri pareri qua sotto in commento. Questo video e questa serie terminano qui. Grazie a tutti, un bacione e un abbraccio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao.